Telespettatori sportivi, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento domenicale in diretta su Sesta Rete di Catania, appunto ogni domenica a partire dalle ore 19 sino alle 20:30 e poi nel corso della giornata del lunedì anche in tantissime altre emittenti per tutta la Sicilia. In poche parole il calcio di Penalty arriva veramente su tutto il territorio della nostra bella e caldissima Sicilia. Un saluto naturalmente subito alla nostra Lorena, ciao. Buona Lorena, domenica. Ben ritrovata, oggi si festeggia la festa dedicata interamente contro la violenza sulle donne, quindi mi raccomando, sempre grande signorilità nei confronti del sesso femminile. Andiamo subito a questo punto in postazione internet dove abbiamo Carmelo Puglisi pronto per darci tutti i riferimenti per mettersi in contatto appunto con Penalty. Buona domenica a te, buona domenica a tutti i telespettatori. Sì, la nostra pagina Facebook è Programma Penalty, il nostro sito web è www.programmapenalty.it e la nostra email è info@programmapenalty.it. I modi per mettersi in contatto con noi non mancano. Perfetto. E a questo punto subito presentiamo i nostri primi ospiti per quanto riguarda la prima parte della nostra trasmissione. Lo facciamo subito con Enzo Pagano, procuratore sportivo. Ciao Enzo. Enzo, ben ritrovato a Penalty. Abbiamo il bomber attualmente infortunato Cosimo Montalto della città di Vittoria. Ciao Cosimo. Buonasera. Come buonasera. Va la rieducazione? Pian pianino. Mentre invece è in attesa di una nuova sistemazione, il prossimo giocatore che andiamo subito a presentare è Sarr Patanè, che ha firmato ad inizio stagione con la Nissa nel campionato interregionale, ma attualmente avete rotto, diciamo, in un certo senso questo contratto, tra virgolette, perché poi non esiste effettivamente un contratto, e a dicembre speri di trovare squadra. Di trovare sistemazione prima possibile. Benissimo, tra l'altro quindi conoscerei molto bene a questo punto l'andamento del campionato interregionale. Perfetto, benissimo. E a questo punto io mi sposto leggermente perché vado in postazione internet insieme a Carmelo, perché voglio lasciare lo spazio libero alla nostra Lorena, che deve darci subito i riferimenti per quanto riguarda le televisioni che ripetono il segnale di Penalty e che mandano in onda appunto la nostra trasmissione nella giornata del lunedì. Sì. A te Lorena. TRA 10 Reale per tutta la zona Acese e Paesi Etnei, Prima TV di Giarre per tutta la zona di Giarrese e Paesi Pedemontani dell'Etna, TGR di Randazzo per la zona dei Paesi Etnei del territorio tra Randazzo e Lingua Grossa, Teleradio Ciclope per tutta la zona di Bronte, di Maniace e la zona pedemontana etnea, TVR Xenon di Caltagirone per tutta la provincia del Calatino, Canale 8 di Avola per la zona di Siracusa, città e provincia, Tele 8 di Trapani per la zona di Trapani, città e provincia e per tutta la provincia di Palermo, Tele 90 di Messina per la zona di Messina, città e provincia. E finiamo con TVA di Agrigento per la zona di Agrigento, città, provincia e Caltanissetta e tutta città e provincia. Che facciamo a questo punto? Possiamo anche lanciare il nostro primo sponsor partner. Sì, lanciamo la prima pubblicità, il nostro primo sponsor partner di Penalty. Guardiamolo insieme. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 ed al 204 di via Vittorio Emanuele, corso delle province 129. Offertissime di fine anno. Calendario olandese a partire da 55 centesimi. Calendario illustrato a partire da 70 centesimi. Ogni 500 calendari, 1000 biglietti da visita in omaggio. Agende giornaliere personalizzate, 3 euro. Maxi offerta. 1000 biglietti da visita plastificati fronte e retro a colori a 34,90 euro. Partiamo subito con il campionato di interregionale, risultati e classifica di questa 13ª giornata. A Messina, Messina batte Licata 4-1. Ad Acireale, Acireale Vibonese 0-1. Ad Agropoli, Agropoli Comprensorio Normanno 2-2. Al Caltanissetta, Nissa batte Gelbison 2-0.
A Noto, Noto, Palazzolo 1-0. A Cosenza, Cosenza, Cavese 2-1. A Ragusa, Ragusa, Sambiase 1-1. A Ribera, Ribera, Comprensorio, Montalto 0-0. E a Torre Annunziata, Savoia batte Città di Messina 2-1. Inaspettata sconfitta per quanto riguarda la squadra del Gelbison, che perde il primato della vetta, e quindi abbiamo una nuova squadra che in questo momento pilota il campionato di interregionale, ovvero il Messina con 29 punti. Ma guardiamo la classifica completa. Al primo posto troviamo Messina con 29 punti, segue Cosenza 28, Gelbison 27 punti, Comprensorio, Montalto e Savoia 22, Ribera 21 punti, Città di Messina e Comprensorio Normanno 20, Ragusa 19 punti, Agropoli e Viponese 17, Licata 16 punti, Cavese 13, Sambiase 12 punti, Palazzolo 11, Acireale 8 punti, Nissa 7, ultima in classifica troviamo Noto con 5 punti. Ricordiamo Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3 punti di penalizzazione. Diamo lettura anche del tabellino del prossimo turno, si disputerà chiaramente domenica prossima, siamo già a dicembre, infatti domenica 2 dicembre 2012. Questi gli incontri: Messina-Savoia, Comprensorio-Montalto, Città di Messina, Comprensorio Normanno Ribera, Gelbison Acireale, Licata Cosenza, Palazzolo Agropoli, Cavese Ragusa, Sambiase Nissa ed infine si chiuderà con Vibonese Noto. Carmelo, devo dire che è stata una giornata un po' particolare, la Gelbison che perde a Caltanissetta, la Acireale che insomma perde in casa e qui mi sa che forse scoppia la crisi, e soprattutto questo Messina batte in maniera perentoria una Licata che veniva da una serie comunque positiva. Oggi potrebbe essere stata una giornata determinante, perché il Messina oggi, complice i risultati che dicevi tu, ha messo la freccia a sinistra e si prende la vetta, e secondo me, per quello che si è visto oggi, difficilmente la mollerà. La formazione di Catalano ha vinto agevolmente sul Licata, o meglio ha sofferto per il gol subito allo scadere del primo tempo, il momentaneo 2-1 del Licata, poi nel secondo tempo ha preso il largo e oggi ha dato una notevole prova di forza, complice la sconfitta, la sorprendente sconfitta del Gelbison al Tomasello di Caltanissetta contro la Nissa del nuovo corso. Tra l'altro questo Cosenza battendo in casa per 2-1 la Cavese, comunque sempre molto Cosenza vicina alla squadra messinese. È un'altra vittoria pesante, perché il Cosenza ha avuto una settimana molto difficile per via del caso Arcidiacono, quindi sono tre punti importanti per la formazione, no? Silana. Confermata la squalifica per tutto l'anno più il Daspo, quindi. Ma a parte questo, insomma, tutto l'ambiente è stato fortemente scosso, quindi sono tre punti che pesano. Buonissimo punto invece quello conquistato a Pestum dal Paternò, che ha pareggiato 2-2 ad Agropoli con la vittoria che è sfumata nei dei minuti di recupero. Quindi tutto sommato la formazione di Pippo Strano continua con il suo passo regolare, mentre invece dicevi probabilmente è crisi. Togliamo probabilmente, è già crisi ad Acireale. Si è dimesso il presidente Pennisi, l'amministratore delegato Cocuzza e il direttore sportivo Leonardo. La parte del tecnica potrebbe essere assunta ad interim da Orazio Sorbello, ma sono ancora voci. Ad Acireale tra l'altro c'è contestazione, la gara interna persa con la Vibonese per 1-0 è stata interrotta tra l'altro a metà del secondo tempo dai tifosi che hanno invaso una brevissima invasione di campo. Ancora c'è contestazione fuori dal tupparello, insomma situazione molto molto delicata, probabilmente in serata rassegnerà le sue dimissioni. Voglio sentire anche un po' i nostri ospiti su questa situazione drammatica di Acireale. Iniziamo subito con Enzo Pagano, come vedi la situazione di Acireale? Noi oggi eravamo allo stadio e abbiamo visto la partita. La partita, diciamo, l'Acireale non ha giocato male, secondo me. Cominciamo da questo. Arrivano i punti, ha preso un palo, ha preso una traversa, è stata sfortunatissima oggi. Le altre partite che io ho visto dell'Acireale, ho visto invece a volte una crisi di identità nel gioco. Quindi comunque in questo momento è l'andazzo generale dell'ambiente che porta magari a non avere un risultato positivo. Ma secondo me il problema è anche che la squadra è tutta nuova. Cioè quest'anno è stato fatto, diciamo, iniziato un nuovo corso, è stata, diciamo, allestita una rosa del tutto nuova, quindi sono stati mandati via dei giocatori
che nella passata stagione erano, diciamo, dei punti fermi alla Cireale, e adesso si è dovuto riniziare da capo. Quando mandi via giocatori come, cioè, non vai, diciamo, ne paghi le conseguenze, non confermi Fascetto, Savonarola, devi trovare comunque dei sostituti che si vadano bene all'integrale, infatti, e non è facile. Infatti. Senti invece, Saro, tu che hai vissuto questa parte iniziale del campionato interregionale con la Nissa, mettiamo da parte il motivo perché sei andato via, possiamo anche immaginare, perché vedo che la Nissa comunque, come Carmelo dice sempre bene, non ha in questo momento le solidità societarie per affrontare probabilmente anche un discorso salvezza in questo campionato. Ecco, mettiamole da parte, come vedi la situazione della Cireale e indirettamente anche della Nissa, anche se questa vittoria contro la Gelbison, insomma, sorprende un po' tutti? Sì, mi ricollego a quello che comunque ha detto Enzo, che eravamo lì allo stadio. La Cireale è stata molto sfortunata, ha preso un palo, una traversa. Certo, giustamente con mille vicissitudini non è facile, specialmente per quasi tutti i giocatori, perché come diceva lui sono tutti nuovi. Certo. Bisogna rifondare un po' la situazione, ci devono essere giocatori che conoscono bene l'ambiente. Però purtroppo non si può aspettare più, a questo punto mi certo, sa no. Che i tempi sono sempre più ristretti. Il una problema, battuta anche con Cosimo, perdonami sì. Carmelo, una battuta anche con Cosimo, come vedi questa situazione della Cireale? Secondo me la città di Acireale è una piazza importante, quindi purtroppo quando non arrivano i risultati ovviamente la tifoseria un po' va in contestazione, quindi certo, alla fine non, certo. La contestazione, la società in questo momento sta dimostrando che se ne sono andati anche dopo che ci sono tutti questi problemi di risultati. Insomma, grande confusione, un pentolone di confusione, Carmelo. Il problema, correttissimo quello che dicono Enzo, Saro e Cosimo, c'è un problema di fondo, Ettore. Quest'anno la Cireale è stato costruito, è stata costruita una squadra più forte di quella dell'anno scorso, perché hai preso Cortese, perché hai preso Angione, hai preso Tedesco, hai preso Patti, Simone Puleo che ha fatto la Serie B in difesa, cioè tu hai costruito una squadra oggettivamente più forte rispetto a quelle degli ultimi due anni. Eppure, e secondo me c'è stato un atteggiamento per cui c'è tempo per recuperare, i valori verranno fuori. Questi valori non stanno venendo fuori. Anche perché siamo arrivati già alla 13ª giornata, quindi a questo punto recuperare poi questi punti è molto difficile, perché poi arriva il mercato di dicembre, molte squadre magari si rinforzano e quindi recuperarli sarà ancora molto molto più difficile. Va bene, speriamo quindi nel prossimo turno, anche se la Cireale va a giocare a Vallo del Lucana, a Vallo del Lucano con il Gelbison. E quindi sarà molto difficile. Beh, noi auguriamo comunque alla squadra della Cireale di riprendersi al più presto, di riordinare un po' le idee anche in società, perché questo fatto che presidente, direttore sportivo e tutto l'ambiente si sia dimesso probabilmente non fa bene alla squadra, credo, no? Bisogna vedere come si evolverà la situazione, se queste dimissioni rientreranno, se la società è in vendita, se effettivamente la parte tecnica sarà gestita da Orazio Sorbello, che ha curato più alcuni aspetti del settore giovanile. Mi piace però questa entrata di Sorbello, perché è un uomo di sport, di grande esperienza, probabilmente potrebbe anche essere l'uomo giusto per la Cireale. Sì, tra l'altro lui è già stato allenatore ai tempi della Serie C1. È una Cese, una bandiera, probabilmente il suo carisma sarà, servirà tantissimo. In questo momento può servire da tampone per questa situazione veramente difficile. Perfetto, a questo punto abbiamo chiuso la parentesi del campionato interregionale. Mandiamo la pubblicità e torniamo tra pochissimo con Penalty. Messo da parte il campionato di interregionale, adesso parliamo dei due gironi del campionato di eccellenza. Diamo subito la parola a Lorena con i risultati e la classifica del girone A. Ad Agrigento, Acragas, Monreale 3-0. A Bagheria, Camarat 0-1. A Castelvetrano, Folgore Selinunte, Raffadali 2-3. A Leonforte, Leonfortese batte Marsala 5-0. A Palermo, Parmuval, Mazzara 5-1. A Custonaci, Riviera Marmi, Atletico Campofranco 3-1. A San Giovanni Gemini batte Alcamo 2-1. E a Trapani, Valderice, San Cataldese 1-2. Continua la marcia trionfale della squadra di Rigoli, ancora una vittoria, ancora 3 punti, adesso i punti in classifica sono 34, a seguire tutte le altre squadre. Guardiamo la classifica completa.
In vetta troviamo Akragas con 34 punti. Segue San Giovanni Gemini, 27. Raffadali, 26 punti. Atletico Campofranco, 25. Riviera Marmi, 21 punti. Camarat, 19. Alcamo e Parmoval, 16 punti. Leonfortese, 15. Mazara e Folgore Selinunte, 12 punti. Bagheria e San Cataldese, 11. Monreale, 10 punti. Valderice, 8. Ultima in classifica troviamo ancora Marsala con un punto. Ricordiamo, Marsala e Mazara, un punto di penalizzazione. Prossimo turno si giocherà domenica prossima, chiaramente domenica 2 dicembre 2012. Questi gli incontri: Akragas Folgore Selinunte, Alcamo Leonfortese, Atletico Campofranco Bagheria, Camarat Parmonval, Mazara Raffadali, Monreale San Giovanni Gemini, San Cataldese Riviera Marmi ed infine Marsala Valderice. Solita ennesima situazione che si ripresenta puntualmente ogni domenica su questo girone. Il commento dobbiamo giustamente e doverosamente farlo. A te Carmelo. Riprende a vincere l'Akragas di Pino Rigoli, batte 3-0 il Monreale, impegno tutto sommato agevole in questa 12ª giornata. Perde però la sua più diretta inseguitrice, il Campofranco, che cede 3-1 sul campo delle Riviera dei Marvi. Per il resto le altre battistrada non fanno brutta figura. Il secondo posto adesso lo conquista il San Giovanni Gemini, che batte 2-1 l'Alcamo, che 7 giorni fa aveva fermato sul pari l'Akragas. Vince anche il Raffadali 3-2, spugna il campo di Selinunte battendo la Folgore entra in zona playoff, o meglio consolida il suo quinto posto il Riviera dei Marmi, che dopo il successo appunto sul Campofranco. Su questo girone veramente facciamo solo 15 secondi di commenti con i nostri ospiti. Akragas, che dire? Cosa dire? Si commenta da solo, la squadra da battere. La squadra da battere. La squadra di Mister Rigoli ha tutte le carte in regola, lo sta dimostrando fino ad ora di andare avanti spedita senza problemi. È vero. Cosimo, tra San Giovanni Gemini, Raffadali e Atletico Campofranco, quale potrebbe essere la squadra che potrebbe arrivare al secondo posto in questo girone? Ma penso che Campofranco ha fatto un inizio di campionato abbastanza buono. Match, però, tra l'altro, io sono dell'idea che i campionati inizieranno, come si vuol dire, per quanto riguarda i playoff, a dicembre in base anche agli acquisti che ci saranno da entrambe le squadre. Quindi è vero. È vero, è vero. Enzo, questo cosa ci fa pensare un po' a noi tutti, che ci sarà molto da lavorare allora a dicembre anche per quel che ti riguarda. Quando il problema è che con l'Akragas, con Rigoli, che ogni anno doveva sedersi, c'è una carta vincente, perché ogni anno doveva allenare, l'anno scorso Ragusa, quest'anno con l'Akragas sta facendo benissimo. Quindi chiaramente quando arrivi primo... C'è anche la società. Comunque, sì, c'è anche una società... Senza nulla togliere il merito di Io dico di questo, Rigoli, anche questo, dico, c'è una città come Agrigento, non può stare in... Assolutamente. Mi dispiace invece per un'altra città che secondo me è veramente pazzesco vederla all'ultimo posto, come Marsala, perché la città di Marsala, anche per il passato calcistico che ha, vederla c'è in... Infatti quelle... Infatti un po' ci ha sorpreso questo campionato assolutamente... inaspettato della squadra. Mi spiace perché l'anno scorso di questi tempi era prima in classifica in Serie D, quindi vederla oggi ultima in... Vuol dire che sono finiti i soldi, come diciamo sempre. Sì, ma non penso solo a Marsala, questo è il problema. Carmelo, a questo punto dobbiamo aspettare ancora un'altra ennesima vittoria dell'Akragas anche la prossima settimana. Ma non solo dobbiamo aspettare una vittoria dell'Akragas, il campionato rischia di essere noioso anche per quel che riguarda i playoff, perché le squadre sono quelle: San Giovanni Gemini, Raffadali, Riviera dei Marmi e Alcamo, insomma, non sembrano avere, e Campofranco, insomma, fra loro si contenderanno i posti per i playoff, quindi campionato noioso anche sugli altri obiettivi. Va bene, ci fermiamo? Sì, è il momento di un nuovo sponsor di Penalty, guardiamolo insieme. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One, l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One, ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, a Catania in via Umberto 147, info line 095 53 71 91. Riflettori puntati adesso
verso il girone B del campionato di eccellenza, risultati e classifica con Lorena. A Villafranca Tirrena, Atletico Villafranca Orlandina 1-3. A Pachino Rosolini Nuova Igea 1-3. A Comiso, Comiso batte AC Sant'Antonio 1-0. A Piraino, Due Torri, Vittoria 1-1. A Mazzarrà Sant'Andrea, Mazzarrà Real Avola 0-1. A Modica, Modica batte Tiger 3-0. Vince sia l'Orlandina che il Modica, quindi a questo punto le due squadre sono quasi appaiate, anche se abbiamo in testa la squadra messinese, in questo girone B del campionato di eccellenza. Prima in classifica troviamo Orlandina con 25 punti, segue Modica 23, Nuova Igea 22 punti, Vittoria e Due Torri 20, Tiger e Taormina 19 punti, Mazzarrà e AC Sant'Antonio 18, Mister Bianco e Real Avola 13 punti, San Gregorio 12, Rosolini, Atletico Villafranca e Comiso 9 punti, ultimo in classifica ancora Atletico Gela con 8 punti. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Si giocherà il prossimo turno, queste le partite, AC Sant'Antonio Orlandina, chiaramente si giocherà domenica prossima, Atletico Gela Comiso, Vittoria Modica, Due Torri Atletico Villafranca, Mister Bianco Rosolini, Nuova Igea Taormina, Real Avola San Gregorio ed infine Tiger Mazzarà. Possono già partire le immagini sull'incontro vincente del San Gregorio nei confronti di questo Mister Bianco che dopo un inizio assolutamente inaspettato, positivo devo dire, da qualche settimana insomma non riesce a fare punti, e passo la parola subito a Carmelo per il suo commento tecnico. Diciamo che oggi il derby di San Gregorio è stato veramente bello, è stata una partita estremamente gradevole, piena di gol, di capovolgimenti di fronte, ha vinto meritatamente il San Gregorio, sì. San Gregorio che sta facendo un bellissimo campionato, il San Nulla Gregorio, da dire. Ricordiamolo, è un po' la Cenerentola, la matricola per antonomasia di questo campionato, sta facendo un torneo, sta lottando per la salvezza ma lo sta facendo con tantissima dignità, anche oggi è riuscita comunque ad avere ragione di un avversario quotato e sgorbutico come il Mister Bianco, che come dicevi tu sta avendo un momento di flessione. Andando a vedere la classifica invece, si profila sempre di più il duello fra Orlandina e Modica. La formazione tirrenica ha vinto bene, convincendo il derby a Villafranca e Tirrena. Il Modica ha dato una prova di forza ancora maggiore, battendo il quotato Tiger per 3-0 al Caitina. La sorpresa però di questo torneo a questo punto si chiama Nuova Igea, che si consolida al terzo posto, vince sul campo del Rosolini a Pachino e consolida il suo terzo posto. Da notare anche la vittoria del Taormina. Da notare la vittoria del Taormina, ma anche il pareggio fra Due Torri e Vittoria. Ora ne parleremo meglio con Comiso. A mio avviso, Ettore, due punti persi per entrambe. Non so cosa ne pensano i nostri ospiti. Appunto, intanto cosa ne pensa Cosimo a questo punto? Questo Vittoria che all'inizio, devo dire, ha un po' sorpreso tutti. Poi c'è stata quasi una pausa, qualche sconfitta di troppo. E adesso, insomma, risultati non continui. Ma posso dire che gli obiettivi all'inizio della società erano quelli là di una salvezza tranquilla e serena. Penso che fino adesso non si, cioè, i risultati ci stanno dando ragione. Siamo quasi a metà classifica, sì, e quindi quarto in classifica. E ad oggi, credimi, a Vittoria non se lo sarebbe aspettato nessuno. Tra l'altro, dopo l'annata scorsa, dopo una stagione l'anno scorso sicuramente non positiva, tra l'altro con molti giovani, mi hanno detto anche. Infatti, anche perché ci sono molti locali, e quindi un complimenti soprattutto alla società, certo, che ha creduto su questo. Certo. E complimenti va all'allenatore che ha dato l'esperienza, cioè, ha provato di certo, tantissimo. Certo, quindi fa tanto questo. Il tuo rientro prossimo, speriamo. Ma speriamo. Stai che facendo una fase di riabilitazione. Sto facendo un po' di terapia, quindi penso al più presto di probabilmente tornare. Servirà un Cosimo buono al 100% nella parte più importante della stagione, subito a gennaio, no? Ma i risultati stanno dimostrando che in questo momento non c'è vabbè, bisogno, però, giusto? So, però dire, il bomber è sempre il bomber. Però alla fine devo fare i complimenti ai miei compagni, perché certo, stanno facendo veramente bene, soprattutto
diciamo, il bomber che in questo momento è Fabio D'Agosta, che sta sorprendendo tutti. Bravo. Tu, Marco Cosimo, ti aspettavi un D'Agosta a questi livelli? Che era uno dei giovani più interessanti nel calcio ibleo, si sapeva, ma così forte nessuno se lo aspettava. Guarda, io ti posso dire che l'ho conosciuto un paio di anni fa, quando lui giocava, fino all'anno scorso giocava a Comiso, giusto? Abbiamo fatto il derby l'anno scorso. E questo ragazzo aveva dei numeri, cioè tutt'oggi ci spieghiamo come mai un ragazzo di Vittoria non ha mai giocato nella sua città. Quest'anno è ritornato, cioè è tornato finalmente a Vittoria e sta facendo grandi cose. È vero, è vero. E senti, invece, per quanto riguarda questo Modica, insomma, è veramente la squadra che può tamponare questa ascesa continua dell'Orlandina? Sì, secondo me il Modica ha allestito comunque una squadra molto competitiva che certo in questo momento magari l'Orlandina è la protagonista del girone, però potrebbe diventarlo anche il Modica, secondo me le carte in regola per diventarlo. Orlandina che comunque, Saro, è organizzata quasi da società professionistica, direi, per cui insomma un procuratore può trovare linfa vitale quando ha a che fare con società dilettantistiche che comunque vogliono avere questa grande visibilità anche in campo nazionale. Sì, ma poi ha allestito comunque una squadra veramente forte secondo me per il campionato, che si è rinforzata ancora di più adesso perché ha preso Peppe Dama, che è un attaccante che in eccellenza fa gol ad occhi chiusi. Sa il suo fatto. E poi ha giocatori anche di qualità come Samuel Amraoui, che è un giocatore secondo me. Ora, ultimamente ho visto che non sta giocando tanto. Insomma, però da quello che vedo e sento, hai comunque un parecchio materiale da osservare ogni domenica. Sì, sabato scorso sono andato a vedere due tori, Tiger Brolo, due tori. Sono andato a vedere. Due società interessanti, eh? Sì, sì, due tori, io lo ripeto, è una società secondo me modello perché ha un direttore sportivo come Benedetto Bottoli, che secondo me per queste categorie è sprecato perché è una persona molto competente e preparata. Ed è una società che in questi anni ha sempre fatto bene. È vero, manca l'ultimo gradino, quello dell'interregionale, che è scappato due anni fa per pochi secondi proprio per quel Detori, che era allenato dall'attuale allenatore dell'Orlandina, che è Peppe Raffaele, che sta facendo sicuramente tra l'altro l'intelligenza della società in quella circostanza, hanno rifiutato il ripescaggio. Sì, sapevano che la Serie D forse era troppo per quello. Ma che questa era. È una maturità importante, cioè una società quando si rende conto che il passaggio in una categoria superiore implica un dispendio di energie economiche e organizzative e non si è ancora pronti, probabilmente la scelta giusta è quella di non accettare un ripescaggio. Io credo che sia intelligente questo atteggiamento. Però Piraino, come è una cittadina piccola, però a livello secondo me di sponsorizzazioni e forse anche come amministrazione locale non è inferiore, cioè potrebbe benissimo puntare a farlo un campionato di Serie D. Benissimo, perfetto. Carmelo, gli ultimi 10 secondi su questo girone te li concedo, poi salutiamo i nostri ospiti perché tra poco parleremo di promozione con altri ospiti. Solo per ricordare la sconfitta dell'AC Sant'Antonio, della terza catanese, che ha perso a Comiso sul campo dell'ultima in classifica per gli Iblei. Punti che valgono ossigeno. Adesso la maglia nera del girone B è dell'Atletico Gela, che come dicevi tu ha perso a Taormina. Benissimo, e allora a questo punto congediamo i nostri ospiti, Enzo, il nostro Enzo Pagano, procuratore sportivo, a cui auguriamo buon lavoro, buona Grazie. Visione di tanti talenti che comunque esistono nel calcio siciliano e anche soprattutto, devo dire, anche qui nel calcio catanese, non perché siamo di parte, però io credo che qui si sia veramente una grande fucina di talenti. Ma guarda, io ti dico che il portiere 94, due anni fa, della rappresentativa provinciale, vecchio, gioca quest'anno a Paternò col comprensorio normanno, era da Cireale. Da Cireale non è stato confermato. E sappiamo pure anche poi quando è andato a giocare da Cireale ha fatto una grande partita. Ha fatto una strepitosa partita, è stata una saracinesca e quindi aveva anche un motivo certo, in più. Certo, certo. Però certo. Diciamo, quando vedo ragazzi come lui o come anche un altro ragazzo che ha il comprensorio normanno, Dumitasso, fa piacere sicuramente perché sono salutiamo ragazzi. Anche Cosimo Montalto, ormai ospite, non dico fisso, però con tanto piacere lo ospitiamo, grande atleta e soprattutto buona riabilitazione perché ti vogliamo di nuovo in campo per dare in questo caso un buon contributo alla squadra del Città di Vittoria. Ma speriamo che mi possa riprendere il più presto possibile. Perfetto. Tutto dipende ora dai tempi. Vabbè, pianino, a questo punto mai se ne parla con l'anno nuovo, diciamolo pure. Sì, penso di sì. Perché così si conclude. Anche perché un ciclo sono un po' fortunato, c'è la sosta quindi a dicembre. Certo, hai tempo per recuperare. E speriamo che anche Saro Patanè riesca a trovare questa nuova squadra per aprire una nuova avventura
Che dici? Sì, chiamiamola così, una nuova avventura. Sperando magari di trovare gli elementi giusti sia all'interno della squadra che alla società che soddisfino dignitosamente anche la tua professionalità. Grazie. Un in bocca al lupo. Grazie a voi, salutiamo anche Carmelo Puglisi, come buonasera. Al solito sempre presente per quanto riguarda il discorso del campionato di interregionale di eccellenza, grazie come al solito buonasera per la tua disponibilità. A domenica prossima. E salutiamo anche Lorena che ci lascia perché tra poco arriva Giada. Sì. Ci vediamo domenica prossima. Perfetto, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientreremo in studio con gli ospiti e soprattutto con i risultati e le classifiche dei quattro gironi del campionato di promozione. A tra poco. Rientrati in studio con il campionato di promozione che tra poco andremo ad affrontare, salutiamo la nostra nuova penaltina, nel senso nuova si fa per dire chiaramente, però ha lasciato Lorena, il posto Lorena con Giada che è pronta anche lei adesso per vivere con noi questa seconda parte della trasmissione penalty che vi ricordo va in onda su Sesse Rete di Catania ogni domenica a partire dalle ore 19 sino alle ore 20:30, siamo in replica poi alle ore 23 della stessa giornata della domenica e in replica anche domani mattina lunedì a partire dalle ore 8:30, ma vi voglio anche subito ricordare le televisioni che ripetono sul territorio siciliano chiaramente la nostra trasmissione nel corso della giornata del lunedì. Sai che faccio? Io adesso ti lascio proprio la camera tutta per te, così tu hai modo di leggere con attenzione, perché così possono prendere gli appunti a casa i nostri amici, i nomi delle TV che appunto ripetono il nostro programma. A te la parola, cara Giada. TRA di Acireale per tutta la zona Acese e Paesi Etnei, Prima TV di Giarre per tutta la zona Giarrese e Paesi Pedemontani dell'Etna, TGR di Randazzo per la zona dei paesi del territorio tra Randazzo e Lingua Glossa, Teleradio Ciclope per il territorio di Bronte, Maletto, Maniace e per la zona Pedemontana dell'Etna, TVR Exenon di Caltagirone per tutta la provincia del Calatino, Canale 8 di Avola per tutta la zona di Siracusa, città e provincia, Tele 8 di Trapani per la zona di Trapani, città e provincia e per la provincia di Palermo, Tele 90 di Messina per la zona di Messina, città e provincia, TVA di Agrigento per la zona di Agrigento, città e provincia e per Caltanissetta, città e provincia a Tettore. Perfetto, grazie. Vi promesso che li avresti imparati a memoria, però insomma devi lavorarci ancora. Ci sto provando. Ci stai provando, perfetto. Salutiamo in postazione internet il nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Ciao Ettore. Ben ritrovato. Hai seguito qualche partita in modo particolare? La vittoria della Massimiliana in prima e l'Atletico Catania che batte l'Ellenica per 1-0. Benissimo. Però adesso dobbiamo allargare la nostra immagine perché vado subito a presentare i nostri ospiti del campionato di promozione. Rigiochiamo la partita, direi. Vi passo davanti, mi perdonerete. Perché rigiochiamo questa partita? Perché oggi pomeriggio si è svolta la partita tra il Città di Augusta e la San Pio di Catania, è finita 1-1. Allora io ho detto, beh, vi voglio entrambi in studio. Tra l'altro avete portato anche qualche giocatore, lo vedremo nella parte successiva della nostra trasmissione, perché giustamente prima dobbiamo parlare con il presidente e il direttore sportivo, ovvero Concetto Cacciaguerra, che è il presidente appunto del Città di Augusta, e Andrea Milazzo, il direttore sportivo della San Pio Decimo. Buonasera. Una battuta velocissima, è stata una partita tranquilla? Sì. Sempre tranquilla. All'insegna dell'amicizia, perché vi vedo molto amici, tra virgolette, anche poi se insomma sul campo si gioca chiaramente per vincere. Ma lo sport è bello. Una partita fin troppo corretta. Tra l'altro un pareggio che accontenta, credo. Che dite? Diciamo. Lo scordia va via in questo caso. Però, tra due ritiganti il terzo gode. Però bisogna guardare anche la prospettiva playoff, che è importantissima. Bene, Alessio, possiamo ricordare tutti i riferimenti per mettersi in contatto con noi di Penalty? Sì, potete collegarvi tramite Facebook digitando solamente Programma Penalty, oppure potete mandare un'email a programmapenalty@programmapenalty.it. Perfetto, grazie Alessio. Parliamo del campionato di promozione, a questo punto subito il girone A di questa dodicesima giornata. A te la parola, Giada. Aragona Cianciana 2-2. A Canicattì Sciacca batte Canicattì 1-0. A Mazzara del Vallo
Profavara batte Campobello di Mazzara 4-0. A Terasini, Mussomeli batte Terasini 2-1. Strasatti, Atletico Corleone 0-0. A Partinico, Carini, Carini batte Partinico Audace 3-1. Sera di Falco, Dattilo 1-0. A Piana degli Albanesi, Salemi batte Skanderberg Piana 2-1. Vittoria sonante della squadra favarese 4-0 in casa del Mazzara e squadra del Profavara che è ancora in testa con 27 punti. Questa la classifica. Sì, Profavara è in vetta con 27 punti, seguito da Sciacca 24, Sera di Falco 22, Dattilo e Salemi 21, Canicattì e Strasatti 18, Atletico Corleone 16, Cianciana 15, Terasini e Aragona 14, Carini 13, Skanderberg Piana e Mussomeli 11, Campobello di Mazzara 9, Partinico Audace 8. Alessio, ricordiamo anche che Aragona, Cianciana, Campobello di Mazzara e Mussomeli hanno una partita una partita in meno da tenere presente appunto per la classifica. Alessio, punto della situazione di questo girone A di promozione. Vittorie esterne per Profavara e Sciacca che vincono rispettivamente contro Campobello di Mazzara e Canicattì. Per lo Sciacca una partita difficile vinta per 1-0 in uno scontro tra l'altro diretto per la zona playoff contro il Canicattì. Vittoria anche importante per il Serra di Falco contro il Dattilo, sempre in chiave playoff per 1-0. Il prossimo turno vedrà lo scontro al vertice tra Sciacca e Profavara e poi in zona playoff Salemi Serra di Falco. Bene, Giada è prontissima adesso per leggere i risultati del girone B, sempre del campionato di promozione. Parliamo di squadre che giocano nella provincia del Palermitano e nella provincia messinese. A te, Giada. Cus Palermo, Real Calcio 1-1, Cefalù, Collesano 0-0, a Palermo, Ciappazzi batte Equipe Palermo 2-0, Igea Virtus, Delfini Vergine Maria 7-0, Montemaggiore, Sacro Cuore Milazzo 1-1, a Patti, Torre Grotta batte Patti 2-0, Rocca di Caprileone, Mamertina 3-1, Spada Forese, Sant'Agata 3-1. Rocca di Caprileone in testa con 29 punti, abbiamo Ligea Virtus che comunque segue a 3 con 26 e poi tutte le altre. Sì. Cefalù, Montemaggiore e Spada Forese 23, Sacro Cuore Milazzo, Ciappazzi 19, Sant'Agata, Torre Grotta 16, Real Calcio 15, Mamertina 14, Cus Palermo 11, Equipe Palermo 8, Patti 7, Collesano 6 e chiudiamo con Delfini Vergine Maria con soli 2 punti. Alessio, un commento veloce su questo girone B. Sì, il Rocca di Caprileone mantiene la vetta battendo per 3-1 il Mamertina, mentre l'Igea Virtus si sbarazza forse troppo facilmente di un Delfini Vergine Maria ormai forse allo sbando, battendola per 7-0. Nel prossimo turno Rocca di Caprileone ospiterà la Spada Forese, mentre l'Igea Virtus sarà in trasferta contro il Sacro Cuore Milazzo. Benissimo, abbiamo dunque dato spazio ai primi due gironi del campionato di promozione. Se non sbaglio ci dobbiamo anche fermare. Sì, adesso un minuto di pubblicità con DCR Ricambi. La DCR Ricambi, con esperienza ventennale nella distribuzione di ricambi e accessori auto all'ingrosso, oggi si propone anche al dettaglio con prodotti di primo impianto delle migliori case produttrici e propone una vasta gamma di lubrificanti a prezzi imbattibili. Venite a trovarci. Visita il sito www.dcrricambi.com. Ci trovi anche su Facebook. Ancora il campionato di promozione, subito i risultati e la classifica del girone C e poi tra poco inizieremo subito a parlare anche con i nostri ospiti che hanno giocato oggi una partita importante nel loro girone appunto di promozione. Girone C, risultati e classifica. Ad Enna, San Sebastiano batte Enna 3-0 a tavolino. Fiume Freddese, Nicosia 1-0. Pistunina scommettendo 3-0 a tavolino. Randazzo, Sporti Insieme 4-0. Real Belpassese, Agina Nissoria 2-0.
Real Giarre, Riviera dello Stretto 0-0, Via Grande, Real Santa Venerina 3-1, Troina Belpasso 0-0. La vittoria a tavolino sull'Enna per la squadra ennese del San Sebastiano fa sì che la squadra appunto continui a rimanere in vetta in questo girone C del campionato di promozione, in testa con 28 punti, ma dietro la Real Belpassese non molla perché ha 27. Questa è la classifica completa. Continuiamo, il Via Grande con 26 punti, Belpasso 25, Real Giarre 24, Randazzo 22, Fiume Freddese e Pistunina 19, Agira Nissoria e Sporti Insieme 15, Troina 14, Riviera dello Stretto 13, Nicosia 8, Real Santa Venerina 6, Enna 4, scommettendo meno 3. Ricordiamo che Pistunina e Randazzo hanno una partita in meno, Enna e scommettendo 3 punti di penalizzazione. La scommettendo che mi dicevi adesso per miracolo non ha perso questa quarta partita che l'avrebbe comunque esclusa dal campionato. Si sono presentati in 7, poi alla fine chiaramente quanto è durata la partita? Un paio di minuti? Sì, circa 25 minuti e poi il solito discorso degli infortuni, più che altro la solita farsa degli infortuni. In poche parole la scommettendo non si riesce a capire a questo punto quale sia il suo progetto. Ci sono voci di corridoio che dicono che una cordata di imprenditori stia prelevando la squadra, quindi ancora aspettiamo qualche altro giorno e poi sapremo. Se ne saprà qualcosa di più. Mentre invece il San Sebastiano vincendo, guarda caso, anche loro a tavolino per 3-0 contro questo Enna che insomma sembra in smobilitazione. Sì, anche lì ci sono gravi problemi societari, pagamenti di stipendi che non arrivano, quindi non la parliamo squadra... di stipendi, parliamo solo di rimborso spese, perché i dilettanti non prendono uno stipendio, sottolineiamolo, anche se poi dopo sappiamo benissimo che esistono e come se esistono gli stipendi. Infatti. Qua il presidente Cacciaguerra mi sorride insieme al direttore sportivo della San Pio. E prego, quindi i giocatori sono un po' in protesta con la società e Chissà come andrà a finire. Come vedi il San Sebastiano? Il San Sebastiano è una buona squadra, sicuramente punterà fino alla fine alla vittoria del campionato. Ha conquistato 3 punti sulla carta, tavolino contro l'Enna, però attenzione sempre ai due Belpasso. Oggi la Real Belpassese ha vinto per 2-0 contro la Agira Nissoria, mentre il Belpasso è stato fermato in trasferta dal Troino sullo 0-0. Attenzione anche al Via Grande, vittorioso contro il Real Santa Venerina. Via Grande che sta mettendo briciolina su briciolina ogni domenica, continua la sua serie positiva ormai da parecchie settimane, ed è lì a soli 2 punti, cioè... Non ci dimentichiamo il campionato straordinario che ha fatto la squadra di Buttò l'anno scorso. Sì, infatti sono arrivati nei playoff l'anno scorso. Hanno perso proprio i playoff. Infatti. Comunque questo qua, il girone C, è quello forse più equilibrato tra i 4 gironi. Nel giro infatti di 4 punti ci sono 5 squadre, quindi il discorso promozione è allargato a più squadre. È vero, è vero. E passiamo adesso al girone D, perché insomma lo tratteremo in maniera più determinata, sia perché c'è la presenza dei nostri ospiti e poi soprattutto perché insomma credo che sia un girone molto agguerrito, soprattutto in chiave playoff. Diamo subito i risultati di questa 12ª giornata. Girone D, a te la parola, Giada. Atletico Catania, Ellenica 1-0, Città di Augusta, San Pio X 1-1, Mascalucia, Rarinantes 2-2, Enzo Grasso, Caltagirone 1-1, Scordia, Sporting Battiati 2-1, Real Ragusa, Real Niscemi 1-0, Allicata, Scicli, batte Sant'Angelo Licata 2-1, Santa Croce a San Filippo 0-0. Lo Scordia vince una partita credo abbastanza impegnativa contro il Santa Cata dei Battiati, continua a rimanere in vetta. A seguire abbiamo questa accoppiata San Pio Città di Augusta, anche se la San Pio in vantaggio di un punto, 23 contro i 22 appunto della squadra augustana. Ma guardiamo la classifica completa. Sì, seguono Atletico Catania e Santa Croce con 20 punti, AC San Filippo 19, Scicli 18, Real Ragusa 17, Sporting Battiati ed Enzo Grasso 16, Sant'Angelo Licata e Caltagirone 15, Rarinantes 14, Ellenica 10, Mascalucia 8 e Real Niscemi 2.
Benissimo, e a questo punto possiamo far già partire le immagini della vittoria dell'Atletico Catania nei confronti dell'Ellenica per 1-0. Abbiamo subito anche il commento di Alessio, che ci fa un quadro, anche se poi dopo credo che il cuore pulsante di questo girone viene rappresentato oggi dai nostri due ospiti che abbiamo in studio. Infatti, allora, l'Atletico Catania torna alla vittoria e lo fa vincendo contro i siracusani dell'Ellenica per 1-0. La partita vista oggi al Comunale di Montepò non ha entusiasmato gli oltre 100 spettatori, è una gara con poche occasioni da gol e pochissimi tiri in porta. Le due squadre, anche a causa del pessimo terreno di gioco, hanno fatto vedere ben poco sotto il profilo della costruzione del gioco, con ripetuti lanci e improvvisazione del gioco. La gara è stata risolta da un gol del solito Giuffrida, che al 63esimo ha battuto Cerruto per il gol dell'1-0. E all'88esimo l'Atletico Catania è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Zumbo, ma l'Ellenica non ha saputo reagire, ormai forse era troppo poco il tempo per riagguantare il pareggio. Praticamente. In sostanza, gara molto combattuta, vittoria meritata per l'Atletico Catania, che conquista 3 punti importanti, più che altro in zona playoff. Beh, 20 punti in questo momento sono più che buoni, come sono buoni sicuramente i punti che hanno la San Pio e il Città di Augusta. Allora, parliamo subito di questo big match, la parola al presidente e al direttore sportivo. Iniziamo con il presidente Concetto Cacciaguerra. Come è andata per voi la partita secondo il vostro, diciamo, quadro tecnico? Una partita che ha rispecchiato forse i valori in campo delle due squadre. Come abbiamo detto poc'anzi, il pareggio, diciamo, ha scontentato noi e ha avvantaggiato Toscordia. Sicuramente. Vabbè, però ancora siamo soltanto alla 12ª giornata, presidente. Già. Sottolineiamola questa cosa. Sta cominciando a scappare Toscordia. Questo è anche vero, certo. Quindi cerchiamo ora, con le prossime partite, di sperare di accorciare le distanze. In merito alla partita, è stata una partita molto equilibrata. Molto equilibrata, pochissime occasioni da gol da parte di tutte e due le squadre. Un po' paura di perdere per entrambi, probabilmente. Sì, sicuramente. È vero. Da sottolineare, diciamo, un arbitraggio che. Un arbitro che viene da San Donato del Piave, si pensava che era chissà che cosa, e si è dimostrato proprio. C'era un rigore netto per la San Pio al primo tempo. Bene, presidente, questo è un arbitro che è venuto da San Donato del Piave per arbitrare la partita ad Augusta. Come se qui in Sicilia non abbiamo arbitri. Evidentemente, non lo so, forse hanno ritenuto la partita importante, di cartello. Teoricamente queste trasferte agli arbitri servono per accumulare dei punti per poi essere promossi alle categorie superiori. Oggi ne ha persi tanti, sono sicuro. Oggi ne ha persi tanti. Al primo tempo c'era un rigore netto per il San Pio, non dato, non so perché. Non ho mai sentito un presidente che dice all'altro quello che si deve dire, secondo tempo qualche... Andrea Vilazzo, è vero questa cosa qui che avevate veramente un rigore dalla vostra che l'arbitro non vi ha concesso? Allora, questo fa onore intanto al presidente. Sappiamo benissimo la qualità del presidente Cacciaguerra, della sua sincerità e onestà di quella che è stata la partita. Assolutamente. È un presidente vero nei fatti, non perché è qui presente, nei fatti, nelle parole, nei progetti, perché sono queste qua le cose più importanti. Tra l'altro ho saputo che avete anche ingaggiato Salvo Castorina. Sì, è la dimostrazione che penalti porta fortuna. Ogni volta che viene qualche direttore sportivo o allenatore che è senza squadra, subito si accasano. E noi siamo felici. Siamo felicissimi. Allora dicevi, scusa Andrea? Dicevo appunto questo, che dato fa onore al presidente di quello che ciò che ha detto. Ritornando al discorso di prima, che è stata una partita che avevamo paura di perdere, io direi di no, io direi che era una partita che tutte e due le squadre hanno giocato, anzi a viso aperto, hanno affrontato la partita ad alti ritmi e proprio per questo poi ci sono state tante di quelle occasioni che poi purtroppo non sono arrivati. Tra l'altro voi, insomma, venivate da una sconfitta interna contro questo Santa Croce infernale che vi ha schiantato con un 3-0 in casa. Noi abbiamo visto anche delle immagini. Onore a Santa Croce comunque. Sicuramente Santa Croce è venuto a Mascalucia a giocarsi la partita della sua vita e quello che hanno messo in campo è stato veramente molto, ma molto più di quello che potevamo mettere noi. Non cerco un alibi, ma forse anche noi la partita della Coppa del mercoledì ha inciso, ci ha tolto non poche energie, in quanto perdevamo il primo tempo 1-0
E il secondo tempo abbiamo ribaltato il risultato con un 2-1. Abbiamo sprecato un po' di energie, ripeto, e dal mercoledì a sabato forse i ragazzi hanno risentito, questa cosa. Ma non la toglie ai meriti del Santa Croce. Certo. Alessio, questa lotta per la zona importante della classifica avete in testa, chiaramente questo Scordia. Noi abbiamo invitato qualcuno dello Scordia, ci hanno detto che prima o poi verranno, noi continuiamo ancora ottimisti ad invitarli e spero che veramente qualcuno ci venga a fare visita, perché comunque dobbiamo dare merito a questa squadra, a questo mister Serafino che ha fatto un buon lavoro, alla società organizzata. Un saluto tra l'altro a Lorenzo Gugliare, il responsabile stampa. Alessio, questo Scordia indubbiamente in questo momento ha i numeri dalla sua, ma dietro però le squadre esistono, insomma lottano. Assolutamente sì, il campionato è ancora aperto, lo Scordia sicuramente ha fatto bene fino ad oggi. Oggi ha vinto solo all'ultimo minuto contro lo Sporting Battiato disegnando al 95esimo. Sicuramente il campionato non si chiude oggi. La San Pio ha anche i numeri dalla sua parte, ha una rosa molto più ampia rispetto allo Scordia. Lo Scordia sta sicuramente facendo bene, ma non escluderei l'inserirsi anche di altre squadre. C'è anche il Città di Augusta stesso che può inserirsi. Certo. E so, presidente, che ci sono dei movimenti di mercato per rafforzarvi. Ecco, allora, no, confidiamole queste cose. Esiste questa forza. Oggi c'è stato un esordio di Cristian Sanfilippo, il portiere classe 91, che ha militato nella Nizza. Quindi? È entrato Marco Marziano, che abbiamo acquistato a settembre e ora oggi ha debuttato. E stiamo trattando con un centrocampista. Insomma, esistono le potenzialità per un rinnovamento, per un rafforzamento, anche se stiamo allestendo una squadra per lottare per i vertici alti della classifica. Ecco, questi vertici alti, tra l'altro, nascono da una continuità di risultati negli anni, perché voi avete un progetto avete fatto 4 promozioni in 4 anni, quindi voglio dire, a questo punto bisogna un po' spaventarsi, Andrea, no? Perché dalla loro c'è questa, anche voi comunque non scherzate, Sicuramente, come ha detto bene lei all'inizio, questo è un girone tra i quattro, secondo me, il più forte in assoluto. Dal punto di vista tecnico, sicuramente. Sicuramente, ci sono squadre blasonate dove tutti vogliono dire la sua. Consideriamo che sotto la Città di Augusta abbiamo subito a ridosso a 20 punti, quindi a distanza di 2-3 punti abbiamo già altre due squadre che possono dire anche, quindi occhi aperti, allora. Occhi aperti a tutti, quindi il campionato è molto molto aperto. Purtroppo, come si dice, com'è la realtà dei fatti, lo Scordia ha distaccato notevolmente sia noi che loro, perché 6-7 punti, anche se il tempo è lungo, però sono dei punti preziosi. Certo. Vediamo, il tempo poi darà le sue ragioni e vediamo appunto con il tempo quello che succede. Se lo Scordia è in vetta con 29 punti, nella parte bassa della classifica soffre maledettamente questo Mascalucia, che ha pareggiato in casa 2-2. Indubbiamente la lotta per non retrocedere è durissima, perché ci sono appunto un paio di squadre nel giro proprio di 4 punti, e tenendo presente che siamo ancora soltanto alla 12ª giornata, probabilmente c'è da lottare sino all'ultima. Sì, ma anche ad esempio le squadre che già sono in zona playoff devono anche guardarsi alle spalle, perché se ci fate caso basta che una squadra come il Santa Croce, la C. San Filippo stesso, incappa in una serie di risultati negativi, può retrocedere. Certo. nelle zone basse, quindi è una classifica molto corta che può evolversi in continuazione. Tra l'altro la settimana prossima c'è questo scontro tra Mascalucia e Real Niscemi, per cui a questo punto è importante il risultato, no? Perché da lì si possono determinare, sì, ulteriori equilibri per la zona bassa della classifica. Allora, per chiudere con i nostri ospiti, parliamo subito velocissimamente con il presidente della Città di Augusta. Questa Città di Augusta che rappresenta una bellissima realtà in crescita, sta vivendo anche un momento positivo, perché il calcetto a 5 sta andando un po' male, anche se la vostra polisportiva prevede comunque una squadra di calcetto, quindi classifica. Fate tutto praticamente. Da quest'anno c'è anche calcio a 5 e la pallanuoto. La pallanuoto comincia a marzo senza struttura sportiva, ovviamente. Beh, conosciamo il problema di Augusta. Ormai è già scontato. Calcio a 5 senza strutture sportive, siamo secondi in classifica. E la Juniores regionale prima in classifica.
E questa è la dimostrazione di una progettazione, quindi devo farvi i complimenti a tutta la vostra società, a tutti i vostri dirigenti. Salutiamo mister Ricco Bello, che vi segue ormai da molte settimane e che insomma sposa questo progetto ormai con tanto amore e passione. Senz'altro, lo salutiamo e lo aspettiamo senz'altro. Quindi auguri per tutto quello che state facendo. La cosa che mi inorgoglisce di più è che con quattro squadre siracusane noi stiamo lottando, che siamo una squadra di più di città, diciamo, no? Praticamente. Per i playoff, e tre squadre di capoluogo, di provincia, certo, sono per i playout. E vabbè, vuol dire che comunque quando ci sono dei progetti i risultati arrivano, quando non ci sono progetti i risultati non arrivano e si crea solamente crisi e confusione, soltanto. Un in bocca al lupo allora, Presidente. Lupo, salutiamo anche Andrea Milazzo della Sampio, una Sampio che comunque si è stabilizzata nei risultati, nel senso che l'anno scorso ha fatto un campionato importante, è arrivata adesso a partecipare anche al campionato di promozione. Credo che comunque sia fondamentale anche una stabilità economica all'interno della società perché arrivino i risultati, no? Ma senza ombra di dubbio, questa è la base di tutto. Noi fortunatamente abbiamo l'aiuto di diversi sponsor e quindi questa già è una cosa importante. Fare calcio a Catania è quasi impossibile. No, diciamo pure impossibile, non esistono neanche le strutture. Purtroppo tutta anche l'aria che respiriamo a Catania la dobbiamo pagare e quindi sostanzialmente il livello economico. Voi dove vi allenate? Noi siamo un po' vagabondi perché abbiamo un po' il Paratore, un po' Masca Lucia, il un po' campo di Masca Lucia, però per le partite ufficiali. Sì, è una volta alla settimana per gli allenamenti. Benissimo. Poi abbiamo il Paratore una volta alla settimana e Velletri una volta alla settimana. Fate il tour. Facciamo giriamo per Catania per poterci allenare. Fanno il tour, va bene. L'importante è allenarsi, allenarsi. E che la passione che vi coinvolge sia poi alla fine positiva per i risultati. Senza ombra di dubbio. In bocca al lupo anche ad Andrea Milazzo della Sampio. Salutiamo anche il nostro Alessio Di Mauro. Ciao Ettore, e domenica con te prossima. Ci rivedremo chiaramente la settimana prossima con un'altra giornata importante del campionato di promozione. Assolutamente. Ci fermiamo? Sì, adesso qualche minuto di pubblicità e ritorniamo, a fra poco. Abbiamo parlato del campionato di interregionale, di eccellenza, dei quattro gironi del campionato di promozione. Siamo pronti adesso ad affrontare il campionato di prima e di seconda categoria. Salutiamo subito in postazione ospiti il nostro Dario Giuffrida per quanto riguarda il campionato di seconda categoria. Ciao, ciao Dario. Ciao. Tra l'altro con lui poi parleremo anche di una brutta partita del Catania. Il derby. Il derby. È andata male, eh? È andata proprio male. Mannaggia. Poteva andare molto molto meglio. Vabbè. Insieme a Dario abbiamo Davide Messina, che è il giovane centrocampista del Real Giarre, prima Buonasera. Categoria, no, promozione. Però ci siamo utilizzato anche per la prima categoria. E poi in postazione internet, adesso dopo Alessio, abbiamo Luca Luisi, che Buonasera salutiamo. Ciao Luca, ben trovato. La nipotina cresce? Sì, cresce. Benissimo, perfetto. No, perché noi ci informiamo, ci mancherebbe, certo. Ci informiamo. Campionato di prima categoria, lo facciamo subito con un commento prima su alcuni gironi che non vedremo in schermata. A te la parola, Luca. B, dove la capolista Ciminna viene bloccata per 1-1 sul campo del Città di Sant'Agata Militello, ma mantiene i due punti di vantaggio sulle seconde Acque Dolcese e Castelbuonese, che pareggiano nello scontro diretto per 0-0 e vengono agganciate dal Castel d'Accia vittorioso per 1-0 sui Rangers di Palermo. Nella sfida playoff la Stefanese batte 4-3 il Campo Felice e lo sorpassa al quinto posto in classifica. Passando al girone C, la Sant'Angiolese esce sconfitta da San Piero Vatti per 1-0 contro l'Iniziativa e viene scavalcata in vetta sia dalla Futura Brolo che del Sinagra, che si impongono entrambe per 3-0 rispettivamente contro Valle del Mela e Pro Falcone. Nel girone G invece c'è un altro cambio in vetta anche in questo girone, infatti la Nuova Camerinense viene sconfitta per 3-2 sul campo del Frigintini, viene scavalcata sia dal Marina di Ragusa vittorioso 4-2 sulla Cate, sia dal Città di Canicattini che vince 1-0 contro l'Orsa Ragusa, inoltre viene agganciata dallo Sporting Priolo vittorioso per 2-0 sul Belvedere. Infine nel girone H anche qui è la giornata dei cambi in vetta, perché lo Sporting Club Racalmuto pareggia per 2-2 a Castel Termine e viene scavalcato dall'Accademia Empedoclina 5-1 sul Città di Canicattini e dai cugini della Libertas che si impongono 2-0 sull'Atletico Caltanissetta. Perfetto, grazie. Come sempre. A Luca. Parliamo adesso del girone A del campionato di prima categoria, dovremmo avere anche una schermata in modo che così anche lo stesso Luca ci può dare le maggiori informazioni su questo girone del Trapanese, se non sbaglio, no? Sì. Perfetto, girone A, prego.
Sì, nel girone A vince il Castellammare Calcio che si impone per 2-1 in trasferta sul Calatafimi e aggancia in testa alla classifica il Città Isola delle Femmine che pareggia per 2-2 contro il Bonaggio Sant'Andrea. Vittoria anche per la Borgata Terrenova, 2-1 sul Fulgatore, del Favignana che vince 6-1 sul campo dello Sparta Palermo. Così le prime quattro della classifica sono racchiuse in sole 3 punti, mentre tra la seconda e la quinta classificata già ci sono i 10 punti di distacco che attualmente non farebbero disputare la semifinale dei play-off. Perfetto, e adesso invece il girone D del campionato di prima categoria, dove abbiamo in testa lo Sporting Taormina con 26. Cosa è successo? Sì, questo è l'unico degli 8 gironi in cui la capolista ha vinto anche in questa giornata. Lo Sporting Taormina, appunto, ha vinto 4-2 a Monforte San Giorgio contro il Pellegrino, ha mantenuto un punto di vantaggio sul Ghibellina che si è imposto per 2-1 sul Milo. In chiave playoff, vittorie importanti per Furci e Santa Teresa, mentre inaspettati i tonfi interni della Messana e della Robur di Letoianni. Dopo il girone D dobbiamo parlare del girone E, è un girone un po' particolare perché intanto possono anche partire le immagini del big match che c'è stato ad Acireale tra il Real Aci e l'Atletico Pedara. È finito quanto? È finito per 0-0, un pareggio a reti bianche che consente alla squadra citana di mantenere 6 punti di vantaggio sull'Atletico Pedara, che adesso si trova incalzato sia dal linea di mister Bianco, vittorioso per 3-0 sul Bronte, sia dal Real Paternò che si impone per 3-2 sul Trecastagni. Il proprio Real Paternò sarà la prossima squadra a fare visita al Real Aci al comunale di Acireale sabato prossimo e quindi per il Real Aci un turno non semplice in cui l'Atletico Pedara potrebbe provare ad approfittarne. Ma credi che comunque il Real Aci sia veramente la squadra in questo momento che può ambire la vittoria finale di questo girone? Sì, in questo momento sì, il Real Aci ha qualcosina in più. Io so però che l'Atletico Pedara si sta già muovendo sul mercato per cercare di rinforzare la rosa e provare a colmare questo gap che in questo momento separa le due squadre. Voglio salutare tra l'altro il mister dell'Atletico Pedara, Alfio Barbagallo, che insomma ci lega un'amicizia ventennale e anche esperienze insieme in altre società. Bene, girone F, pronti? Sì, nel girone F la sorpresa arriva da San Michele di Ganzeria, dove la capolista Aquila San Michele... Ci sono le immagini tra l'altro dei Megara-Massimiliana. Massimiliana-Megara, sì. La capolista sammichelese che viene bloccata per 2-2 in casa dallo Junior Amacca che ha compiuto l'impresa di giornata. Di questo pareggio ne ha approfittato la Barrese che ha vinto per 3-0 contro l'Atletico Militello. Non ne ha approfittato invece lo Sporting Barriera, sconfitto per 1-0 a Carlentini da una squadra che comunque si trova al quarto posto in classifica. Mentre proprio della partita di cui abbiamo le immagini, Massimiliana Megara, è stata una vittoria per 5-2 della Massimiliana, ma il risultato nasconde comunque un equilibrio fino a pochi minuti della fine. Infatti all'84esimo il punteggio era ancora di 2-2, poi nel finale ci sono stati questi 3 gol della Massimiliana che hanno portato a questa larga vittoria. Voglio interromperti un attimo, nel frattempo possono continuare anche le immagini della partita, perché ho parlato con il presidente del Megara Augusta, Massimo Scuderi, mi ha pure detto che in questo momento hanno grandi problemi di rosa, quindi questa vittoria da parte della Massimiliana arrivata soltanto dopo l'80esimo ha un po' demoralizzato ancora di più l'ambiente, no? Perché stava per nascere un miracolo. Sì, stavano ottenendo un risultato, a casa un punto importante. Sì, un punto che era anche insperato alla vigilia, perché appunto il Megara ha qualche problema di organico. Però in ogni caso per ben 84 minuti la partita se la sono giocata e alla pari. Purtroppo è arrivata questa sconfitta, ci sarà subito sicuramente l'occasione per il riscatto. Barrese che batte l'Atletico Militello in crisi assoluta e in picchiata. Sì, l'Atletico Militello sono un po' di giornate che non riesce più a mantenere il passo che aveva a inizio stagione. Le prime tre della classe stanno dimostrando di avere delle qualità superiori. La Barrese in casa è una squadra fortissima, fuori casa ogni tanto o fa qualche passo vuoto, però in ogni caso la Barrese punta alla promozione diretta, era un obiettivo già dichiarato a inizio stagione. Abbiamo chiuso con i gironi, se non sbaglio, perfetto. Abbiamo ritenuto opportuno fare questo sunto dei gironi di prima categoria, in modo così comunque diamo un'informativa su tutti i gironi, che sono tanti, e in questo caso abbiamo sempre Luca prontissimo. Grazie Luca. Colgo l'occasione, dato che abbiamo comunque un giocatore del Real Giarri, di ritornare un attimo a parlare del campionato di promozione. Questo Giarri che comunque conferma indubbiamente che la squadra c'è, è viva ed è pronta a lottare anche per le posizioni che contano. La squadra c'è, ora tentiamo per tutto, dobbiamo andare a vincere ogni partita.
se vogliamo andare a vincere il campionato. Vabbè, però penso che comunque accontentarsi anche di una prospettiva playoff potrebbe essere interessante, non dico insomma bellissima, però interessante. Interessante, quello che c'è ci prendiamo. Dove arriviamo? Gruppo compatto? Sì, un bellissimo gruppo. Mister assolutamente vicino ai giocatori, perché so che Maurizio Romeo lavora moltissimo nel rapporto. È un bellissimo allenatore, come il presidente è sempre con noi. Sappiamo che il presidente comunque è poliedrico, no? C'ha questa grande passione che coinvolge un po' tutti lì a Giare, che insomma vive di riflesso del Giare del passato, no? Quindi per voi avere una figura importante è fondamentale. E indossare tra l'altro la maglietta del Giare dà anche lustro, no? Soprattutto un giarese come me è giusto che giochi in quella squadra. Perfetto, benissimo. Dario, sulla seconda categoria tra poco ce ne parlerai, è successo di tutto o no? Ci sono diversi risultati che vanno da Trapani fino ad Agrigento a Catania, molto interessanti, soprattutto si stanno cominciando a formare i dualismi che poi ci porteremo fino alla fine del campionato. Perfetto, allora prima di dare la linea di nuovo a Giada che lancerà la pubblicità, io volevo un attimo dare a Luca la possibilità di ripetere ancora una volta i riferimenti per quanto riguarda i contatti internet con Penalty. Sì, abbiamo la nostra pagina Facebook, Programma Penalty, e poi il sito è programmapenalty.com e l'email programmapenalty@gmail.com. Perfetto, a te la parola. E adesso pubblicità, ma rimanete sempre qui a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. L'appuntamento in diretta su Sesta Rete di Catania ogni domenica alle 19 con i risultati, le classifiche, gli ospiti, i commenti sul calcio dilettantistico dal campionato interregionale sino al campionato di seconda categoria. E quando dico seconda categoria mi rivolgo giustamente a Dario Giuffrida. Allora, anche in questo caso l'opzione di gestire i gironi in una maniera molto più veloce aiuterà a fare un quadro più completo di questa seconda categoria, perché i gironi sono tanti, ancora di più della prima categoria, però facciamo un sunto, un globale. Allora, intanto è, come dicevo prima, una giornata in cui si formano i dualismi, ci sono stati anche un paio di scontri diretti interessanti da analizzare. Io comincerei dal girone A e il girone del Trapanese, dove Lazio-Roma, in una giornata in cui tutto il girone si è divertito a pareggiare 1-1, 2-2, robe così, è andato in vantaggio e c'è restato poi con l'Atletico Trinacria, scontro al vertice, Atletico Trinacria secondo in classifica, e a questo punto si comincia a scavare una voragine non solo tra la prima e la seconda, ma soprattutto tra la seconda e la terza, perché l'Europa Montelepre non ha approfittato dello scontro diretto e rimane a 6 punti. Esatto, e rimane a 6 punti, e questo è già un gap molto importante per il campionato. In coda c'è la prima vittoria stagionale del Pro Mazzara, che accorcia sensibilmente la classifica del girone, ovviamente nelle ultime posizioni. Per quanto riguarda invece il girone F? Il girone F vede la ripresa, il ritorno alla vittoria del Calatabiano. Dopo 2-3 pareggi consecutivi la macchina sembrava essersi inceppata, ed è una vittoria molto importante anche perché in concomitanza con la vittoria del Sant'Alessio, che se no lo avrebbe scavalcato in classifica. E, tra l'altro c'è anche da sottolineare il 2-4-0, di cui uno in trasferta, dell'Atletico Taormina e anche della Peloro Annunziata. Per proseguire poi parliamo del girone L, che è un girone dell'Agrigentino. Esatto, girone dell'Agrigentino che trattiamo oggi in maniera più approfondita per la prima volta. C'è anche qui un dualismo che sta tenendo banco, quello tra la Ioppolo e la Buterese Mattei. La Ioppolo continua a vincere 4-0, questo è un girone che oggi ha vissuto nel segno del 4, perché 4-0 per la Ioppolo, 4-1 per la Buterese contro il nuovo Villaseta, e anche 4 gol della terza in classifica, il Milocca, che ha vinto in trasferta. Quindi tutte e tre hanno confermato il trend positivo. Ioppolo in testa per un punto di vantaggio sulla Buterese, e a questo punto classifica veramente molto corta, forse è il girone un po' più combattuto rispetto ad esempio al girone A del Trapanese. Abbiamo qualche altro girone ovviamente da ricordare? Ovviamente ci sono i gironi G e H, i gironi del Catanese e il girone del Catanese Siracusano,
che meritano attenzione particolare. Nel girone G siamo, il copione ormai è sempre quello, c'è il Tremestieri che il sabato fa il suo squillo e la Cibona Corsi che risponde. La domenica ormai va così da settimana in settimana. E poi c'è anche da sottolineare un'ottima prestazione della Ciplatani che stoppa il Città di Santa Venerina sul 2-2 facendogli anche perdere contatto con la vetta. Bene anche la Russo Sebastiano che però approfitta oggettivamente del già malmesso Zafferana, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, obiettivamente questa squadra prende almeno 2 gol a partita, sono segnali negativi veramente incontrovertibili. Per quanto riguarda invece il girone H, a braccetto abbiamo l'Atletico Librino e l'NB Mister Bianco, entrambi a 20 punti, più o meno vale lo stesso discorso fatto per AC Bonaccorsi e Tremestieri. Al risultato generalmente positivo dell'uno risponde sempre il giorno dopo l'Atletico Librino. Tra l'altro vittoria importante per l'Atletico Librino che si è imposto fuori casa 3-1 contro lo Sporting San Paolo. Questo è un risultato assolutamente importante perché permette soprattutto di creare quel gap in classifica di cui andiamo a parlare spesso. È vero. Bene, e per chiudere, in via del tutto eccezionale, lo abbiamo già anticipato qualche settimana fa, parliamo del Siracusa, perché tutti sanno che il Siracusa quest'anno partecipa al campione di terza categoria. Devo correggermi perché la vittoria del NB Mister Bianco contro lo Sporting San Paolo, ho detto Atletico Librino, che invece ha vinto 2-0 in casa, questo per l'esattezza. Bravo, per la precisazione giusta, fondamentale quando si parla di numeri. Dicevo, parliamo di terza categoria perché insomma il Siracusa partecipa a questo campionato che indubbiamente non gli appartiene, però deve ricominciare dalla terza categoria. Ci dai il quadro di questo girone? È un'eccezione che facciamo, è un'eccezione che facciamo per una piazza importante come Siracusa. Tra l'altro nello stesso girone c'è anche l'Atletico Leonzio, erede dei fasti che furono della Leonzio. Il Città di Siracusa è tornato in campo sabato, cioè nella giornata di ieri, vincendo contro il Santa Sofia Sortino. Tra l'altro il nostro ospite di qualche settimana fa, il presidente Favara, che non solo è presidente ma anche giocatore, centrocampista, era assente, ma il Siracusa non ha avuto particolare difficoltà nel regolare la partita, si è potuto anche permettere un secondo tempo di amministrazione, diciamo, provando anche più volte a segnare la terza rete per arrotondare il risultato, ma è andata sul 2-0. Adesso la classifica vede il Città di Siracusa secondo perché c'è un Real Belvedere che invece non molla il punto. Siamo già a 3 vittorie consecutive su 4 giornate, quindi una classifica importante. È arrivata alla vittoria anche l'Atletico Leonzio 1-0 con questa vittoria, con questo gol che smuove la classifica che fino adesso era veramente deficitaria. Diciamolo e sottolineiamolo, questa è una situazione un po' particolare del campionato di terza categoria perché riteniamo che la squadra del Siracusa insomma meriti palcoscenici più importanti. A confermarlo ad esempio i 700 spettatori sugli impensabili spalti. Per il campionato di terza categoria. Il campionato di terza categoria generalmente non produce questi numeri. Va benissimo. Ok Dario, tra poco insieme a te parleremo del calcio Catania. Colgo l'occasione intanto per salutare il nostro Luca Loisi. Settimana prossima per un'altra ennesima giornata dedicata interamente al campionato di prima categoria. Sì. Grazie. L'ultima battuta con il nostro ospite che abbiamo infilato nel discorso riguardante il campionato di prima categoria, ma lui invece partecipa al campionato di promozione. Giarre, importante squadra dal blasone insomma indimenticabile, ma il fatto di giocare con questa squadra un po' vi stuzzica, vi impegna maggiormente, no? Perché comunque il blasone è talmente forte che insomma è una squadra, è una piazza importante Giarre, quindi è giusto che Ma a Giarre come vivono questo possibile ritorno nel campionato di eccellenza? È un po' difficile portare gente allo stadio, quindi adesso piano piano con le vittorie... Eppure avete una squadra che sta cercando insomma di comportarsi più che bene in questo campionato. Sì, piano piano con le vittorie arrivano le persone. Ho capito, quindi sperate nel ritorno del pubblico. Speriamo. E noi ce l'auguriamo perché insomma anche Giarre come il Siracusa sono società storiche che debbono veramente aspirare a campionati ancora più importanti. In bocca al lupo anche al nostro ospite Davide Messina. Mi rivolgo adesso a Giada per salutarla, ringraziarla per come al solito la sua disponibilità. Un in bocca al lupo per tutte le cose belle che stai preparando. Grazie. Devi salutare qualcuno? No.
No, salutiamo a tutto il nostro pubblico che ci segue ogni domenica e noi siamo felicissimi, quindi un bacione a tutti voi e buon proseguimento. Perfetto, noi adesso a questo punto mandiamo subito la sigletta che parla del Calcio Catania, che ha giocato una partita importante, il derby a Palermo, è andata male, una festa dedicata appunto al Calcio Catania, insieme a Dario Giuffrida. Che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire su questo Calcio Catania che è andato non male, malissimo? Non ce l'aspettavamo per niente, diciamolo pure. Veramente, veramente, veramente male. Potevamo immaginare tutto, ma che il Catania andasse a Palermo a giocare una partita così non ce l'aspettavamo. Il problema è che era il timore dei tifosi, che sono rimasti veramente delusi dalla prestazione di ieri alla Favorita, dove, come è stato detto da più parti, la Favorita ha perso. Il Palermo si è aggiudicato questo derby, tra l'altro meritatamente, già dai primi minuti ha condizionato la partita. Qua stiamo vedendo il gol di gol incredibile di Miccoli, nato comunque da uno svarione difensivo, diciamolo. Esatto, pure tutta la difesa del Catania, la coppiata Spolli le Grottaglie non ha dato quella certezza, ha lisciato un bel po'. Qui c'è un tentativo appunto del Catania, respinto bene da Benussi, il sostituto di Uicani, non rimpianto a quanto pare dalla squadra rosanero, ma diciamo che la partita ha visto un Catania soprattutto molle sulle gambe in alcuni dei suoi componenti più importanti. Barrientos su tutti, veramente irritante nella giornata di ieri. I tifosi sono scatenati sui vari forum per le prestazioni dell'argentino, tra l'altro sconta anche le dichiarazioni di una settimana fa su Twitter, dove aveva credo che ci sia qualche problemino. Io, questa è una sensazione mia personale e non voglio dire sicuramente di più. Una prestazione di questo genere poi non gli fa gioco. Gomez assente dal campo, quando assente non c'è il primo Gomez. Tempo, perché poi nel secondo tempo un po' si è visto quando è entrato, insomma, con le sue serpentine, è stato più determinato, ma non è bastato. Il Catania ieri ha anche scontato l'assenza di un centravanti di peso, perché Morimoto ha dimostrato ancora una volta di non essere un attaccante decisivo in Serie A, lo ha già dimostrato l'anno scorso anche a Novara, quindi il test con un altro palcoscenico l'ha avuto. Ducarà è ancora acerbo, serve urgentemente, credo, un sostituto di Bergessio per dare un po' più di completezza all'attacco del Catania, ma fermo restando che c'è un Catania, come ha dichiarato anche Ciccio Lodi nel post partita, che fuori casa perde qualsiasi tipo questo di cattiveria. Questo è l'ennesimo grande gol di Ciccio Lodi, ancora una volta dimostra di essere il giocatore più importante di questa squadra, che merita indubbiamente la nazionale. Vabbè, ormai storia vecchia, non vogliamo più neanche storia vecchia, è molto coperto nel ruolo Lodi per è la vero, nazionale. È poco fortunato, no? C'è Verratti, c'è Pirlo, su tutti. Un ruolo molto E vabbè, affollato. Speriamo a questo punto, dopo questa brutta partita di sabato sera alla Favorita, che il Catania venerdì sera, insomma, giochi la partita della sua vita, perché giocherà contro il Milan, giocherà anche guardando un po' la classifica, perché dietro si sono mossi in tante. Ieri sì, è stata una giornata abbastanza movimentata sotto questo punto di vista, soprattutto il Catania ha perso un'occasione per dare continuità ai propri risultati. Una vittoria nel derby fuori casa avrebbe scaturito una svolta psicologica importante per la squadra di Maran, che invece fuori dalle mura del Cibali non è la stessa. Però la cosa che mi sorprende è che comunque sia arrivata una sconfitta non giocando. Cioè, è un'altra ennesima partita che si perde, ma mentre nelle altre si è perso anche giocando, vedi Bologna, vedi ricordiamo Milano. Ricordiamo la sconfitta brutta di Bologna o quella di Milano, il Catania lì aveva giocato, aveva invece occupato il campo. La squadra non ha giocato, non ha reso come doveva. Sono entrati proprio con le gambe molli, era capitato di vederle altre volte, insomma, nell'inizio di stagione del Catania, ma mai con questa, come dire, con questa frequenza nel corso della partita. Il Palermo ha avuto più gamba, ha avuto più ritmo, più corsa, più cattiveria. Sembrava il Palermo, la squadra vittoria, stessa in classifica. Vittoria meritata. Vittoria assolutamente, meritata, con Ilicic e Miccoli sugli scudi. Perfetto. Abbiamo chiuso quindi questa parentesi dedicata al Calcio Catania. Lo abbiamo promesso già la settimana scorsa, lo confermiamo. Dalla prossima settimana parleremo anche del Palermo. Quindi la nostra finestra non sarà più sul Calcio Catania, ma sul calcio di Serie A delle siciliane.
settimane, esatto. In modo che giustamente abbiamo modo anche di fare un piccolo, brevissimo commento delle due squadre più importanti della nostra Sicilia, il Catania ed il Palermo. Noi abbiamo chiuso anche l'appuntamento di penalty, ringrazio Dario, come grazie al solito, ottimamente con la sua critica ha detto la verità. Abbiamo dovuto ammetterlo. Ottimo Palermo, se continua così il discorso salvezza sicuramente non gli apparterrà più entro qualche giornata. Chiudiamo, penalty finisce qui, la trasmissione chiaramente ritornerà la prossima settimana, sempre alla stessa ora e naturalmente poi nella giornata di lunedì nelle numerosissime televisioni che ripetono appunto questa trasmissione che parla di calcio e non soltanto quello vero. Appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.